Eccoci qua, siamo qui con di nuovo questa live. Questa volta inizieremo una serie di live intitolate Danzando con, in cui conosceremo diversi artisti con cui abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare. Eccovi, allora possiamo invitare le due artiste di questa sera, Erika e Valentina. Ora le invito subito. Eccoci. Ciao Ciao Maria. Erika, ben arrivata. Grazie. Ok, Ciao Valentina. ciao. Ciao, Ciao, ben arrivate. Come state? Bene. Bene, bene, grazie. Tu? Bene, ben arrivate. Ok, allora prima di iniziare a farvi qualche domanda, volete presentarvi voi un attimo brevemente? Ok, comincio io, Valentina, che dici? Vai, vai, che tu sei più esperta. Ci proviamo. Allora, sono Erika Fossati, ho 39 anni e vengo dall'Abruzzo e dipingo. Principalmente la tecnica che utilizzo è l'acquerello, però mi diletto, diciamo, anche in altre tecniche artistiche. Sono sposata e ecco, così. Io sono Valentina Mulè, vivo in Piemonte, sono una pittrice contemplativa e spiritualista e vivo e trasmetto, cerco di trasmettere il concreando, che insomma poi magari approfondiamo. Ho 47 anni, anzi 48 appena compiuti, veramente scusate, ci devo ancora fare la Portati puntualizzazione. benissimo, direi, eh. E niente. Sono qui con voi oggi. Bene, grazie prima di tutto per esserci. Ora piano piano scopriremo anche un po' come ci siamo conosciuti e come è nata questa collaborazione. Però prima di questo volevo chiedervi qualche chicca, diciamo così, che vi riguarda, no? Un po'. Iniziamo con Erika, dai, visto che hai iniziato tu a presentarti, faccio a te la prima domanda. Noi abbiamo scritto, no, nella locandina di questa live che sei una pittrice della luce, no? Tu che cosa intendi con questa definizione? Ok, allora, prima di dare la risposta, volevo dire una cosa, e sicuramente parlo anche a nome di Valentina. Vogliamo ringraziare la Holy Dance per averci dato questo spazio e anche la Grazie. possibilità di stare con voi. Poi siamo onoratissime, insomma, di partecipare alla prima puntata. Per noi è veramente una grande gioia, quindi ringraziamo te, Marigia, ma anche tutta la Holy Dance. Siete veramente bravissime, meravigliose le cose che fate. Anzi, chiediamo a coloro che ci seguono di scoprire proprio la Holy Dance, di iniziare a seguirli non solo su Instagram, ma anche su YouTube, di seguire tutte le cose meravigliose che fanno. Io ho avuto la grazia di partecipare anche a un loro spettacolo di danza biblica ed è stato meraviglioso, quindi ve lo consiglio, mi raccomando, partecipate alle loro iniziative di evangelizzazione perché sono bellissime. Ecco, detto questo, Grazie che era una Erika, cosa. sei fatto da sponsor proprio. No, ma è Grazie. perché lo penso davvero, quindi cioè, il minimo che possa dire, insomma, ecco. Adesso provo a rispondere, diciamo, alla tua domanda. Allora, essere pittrice della luce significa mettere come soggetto principale la luce all'interno del dipinto. Quindi, quando poi si va a disegnare, tutto viene fatto in funzione della luce. E a me interessa non tanto la luce fisica naturale, che comunque è importante per un pittore, perché la luce, diciamo, senza la luce comunque fisica naturale non sarebbe possibile rappresentare qualcosa. Ma per me la luce ha un valore simbolico spirituale, come dice anche l'Evangelista, appunto Giovanni, Dio è luce. Quindi è la volontà di porre sempre Dio al centro del dipinto, quindi come soggetto principale. Tante sono le strategie che un pittore potrebbe utilizzare per fare questo. Quella che provo ad utilizzare è quello dell'utilizzo, diciamo, dei colori, del paradiso che ho avuto la grazia di vedere, perché sono dei colori vivi, meravigliosi, brillanti,
che diciamo paragonati ai colori della terra, in realtà i colori della terra sembrano quasi grigi, anche se noi immaginiamo il colore più bello, più luminoso, in realtà in confronto ai colori del cielo sono sempre i colori grigiastri. Quindi diciamo questo più o meno significa essere pittrice della luce. Che meraviglia! E devo dire, se andate, se già non seguite Erika, andate a vedere le sue opere, effettivamente questa luce traspare proprio, arriva. Grazie. Quindi. Allora, adesso Valentina, tu hai accennato prima, anche durante la tua presentazione, che vivi il Concreando, infatti anche il tuo nome, no, sui social è proprio Concreando. E quindi prova a spiegare, no, a chi ci segue che non ha mai sentito questa cosa, come si può essere un artista del Concreando, che vuol dire, no? Ok, allora, vabbè, finisco la presentazione perché mi sono resa conto l'emozione. Erika mi conosce, mi ruba le parole dalla testa a un certo punto, il vuoto, e adesso chi sono? Sì. Allora, sono una pittrice che ha come prevalenza l'amore per l'acrilico, quindi sono una pittrice sia digitale che su tela con acrilico. Questa è stata la tecnica che il Signore mi ha chiamato ad usare proprio per vivere questo moto del Concreando. Concreando è una parola che mi è stata donata in un particolare momento storico della mia esistenza. Era il 1 dicembre 2019, quando durante la messa di questa prima domenica d'Avvento, andando a prendere la comunione, ho sentito dentro il mio cuore questa parola, Concreando, e insieme a questa parola ho sentito tutto quello che racchiudeva, tutto il suo significato, la chiamata soprattutto a offrire il proprio talento al servizio dello Spirito Santo per la venuta del Regno di Dio nei cuori. E era già un paio d'anni che avevo rincominciato a dipingere, già vivevo il Concreando, ma in quel momento ne ho preso la consapevolezza e in me è nata una grandissima gioia, perché aveva preso forma e voce, nome, la mia missione, la mia vocazione, e ho sentito rispuntarmi le ali, ma quasi proprio fisicamente. E questo è legato ad un aneddoto che avvenne molti anni prima, nel 2006, perché fu la prima volta che lo Spirito Santo incominciava a introdurmi in questo discorso, attraverso mio figlio, che abbiamo sentito la voce, no? Del tuo piccolo. Penso che mio figlio avesse più o meno quell'età lì. Quanti anni ha tuo figlio, più o meno? Ora 2 anni e mezzo. Giosuè ne aveva 3. Stava giocando con le macchinine, a un certo punto però si incanta, guarda nel vuoto, io lo guardo, si gira verso di me e mi pone questa domanda: mamma, ma perché i bambini crescendo perdono le ali? Un bambino di 3 anni che ci fa una domanda che ha così tanta sapienza dentro, cioè lì capisci che non è il bambino ma è qualcun altro che ti sta parlando. Io non ho saputo ovviamente rispondere in quel momento, ma da quel momento quella frase è entrata nel mio cuore, nella mia preghiera quotidiana si è fatta strada, e chiedendosi come potevo riappropriarmi di queste ali, e il Signore nella sua pedagogia perfetta mi ha fatto incontrare gli scritti di Papa Giovanni Paolo II, che raccontano la figura dell'artista, di come l'artista ha questa missione attraverso la bellezza, attraverso l'arte, la sua arte, il suo talento, qualsiasi esso sia, di portare la bellezza di Dio al mondo. E così in me è nato il desiderio di offrire il mio talento proprio per questo, perché desideravo portare Dio e essere testimone attraverso il mio talento di questa bellezza, di questo incontro che comunque io vivevo, che vivo. E quando concreo, che vuol dire concreare, vuol dire proprio creare con, per e in Dio, io vivo questo momento di adorazione che nel processo concreativo diventa lode. E quindi è proprio un entrare nel proprio paradiso, terreno, nel proprio giardino, nel luogo di relazione con Dio, così semplicemente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con quella chiave che il Signore, l'abbiamo appena ricordato, nella morte e resurrezione ci ha restituito, no? Questa chiave. E lì
trovi l'albero della vita dove Gesù Maestro ti parla, no? E ti nutre, non a caso uso questa parola, del frutto della sapienza, dell'albero della sapienza del bene e del male, alla luce dello Spirito Santo però, non alla luce dell'altro spirito che ascoltò Eva e ci costò caro, ma alla luce dello Spirito Santo. E quando sei pieno di questo amore, entri in quella danza della Santissima Trinità, che è una danza a palpito. Io ho visto la danza della Santissima Trinità proprio dalla Holy Dance, in un evento online che ricordava un vostro anniversario, dove i tre danzatori rappresentavano la danza della Trinità, che proprio si muoveva così, a palpito, si chiudevano le tre persone e si espandevano verso l'altro. E l'altro, ecco, il concreando è entrare in questa danza, e vivere questo, e andare a Dio, farsi amare, lasciarsi amare da Lui, e attraverso il proprio talento, quando sei colmo, non puoi fare a meno di esplodere verso fuori con il tuo talento e portare e trasmettere questo amore. E io non vedo più Maria. Ah, ci sei, ok. Ok. Quindi, concreando è proprio un moto, ed è creare con... È un'eccezione spirituale, creare. Creare è solo di Dio, è solo divino, solo Dio può creare dal nulla, ma nel suo immenso amore, con questo moto, chiama l'artista con creare con Lui, quindi con Lui, con lo Spirito Santo, ci rende partecipe di questa danza. Rimanete in me, dice il Signore, e noi rimaniamo in Lui così, con questa danza. Grazie Valentina, sei stata proprio, hai abbracciato un po' tutto. Mi ha colpito in particolare il fatto, no, proprio che ti ricordi la data precisa, perché così poi alla fine, quando il Signore arriva nella nostra vita, possono passare anni, ma resta proprio impresso, no? Quando ti dà quel dono particolare, no? E quindi vi volevo chiedere anche, no, che cosa vuol dire per voi, perché appunto Erika prima ci dicevi che tu cerchi di dipingere, no, la luce, ma una luce che hai contemplato, no, nel paradiso, quindi cerchi di portarla qui, no? E per entrambe, no, cosa vuol dire per voi dipingere per e con Dio, quindi portare questa luce qui sulla terra, ecco. Attenzione. Allora, io lo intendo proprio come essere uno strumento nelle sue mani. Diciamo, una delle frasi che mi piace di più di Santa Teresa di Calcutta, che parlava della matita come strumento nelle mani di Dio. Ecco, lei ne parla dal punto di vista metaforico, simbolico. Io invece lo credo proprio dal punto di vista fisico. Cioè, io appunto, prima di dipingere, prego lo Spirito Santo, un po' come questo l'iter che facciamo anche con gli artisti per Dio. Comunque, prego lo Spirito Santo, chiedo al Signore che mi ispiri e mi guidi. E praticamente mentre dipingo mi sembra davvero che il Signore muova le mie mani e mi usi come uno strumento. E quindi appunto questa è un po' l'immagine che io ho, che rappresenta che cosa significa per me dipingere per Dio, con Dio e in Dio. Proprio essere uno strumento nelle sue mani, proprio come una matita, come un pennello, e lasciarmi usare da Lui. Tant'è che, ad esempio, con la tecnica artistica che io utilizzo, che principalmente che l'acquerello, a volte, comunque l'acquerello è una tecnica molto liquida, dove il colore è fluido e si mescola con l'acqua. A volte mi capita di progettare, perché prima ti dicevo, prima di un dipinto c'è tutta una progettazione dietro, mi capita di progettare e di disporre il colore in un certo modo. Poi accade durante l'asciugatura che vedo che il colore si sposta, e in questo movimento io penso che appunto il Signore che opera insieme a me, quindi Lui sposta certamente il colore dove preferisce. E quando poi il dipinto si asciuga, vedo che è sempre meglio dove il colore si è andato a disporre rispetto a magari a dove avevo pensato io. E in questa cosa vedo proprio un intervento di tipo divino, appunto, proprio perché anche un simbolo dello spirito è l'acqua, capito? Ci sono tante, tante cose. E quindi, ecco, dipingere con Lui è proprio fare un'opera a quattro mani con Lui. Infatti penso sempre che è una cosa fatta a quattro mani con Lui, perché certamente questo talento che Dio ci dona, se noi lo rimettiamo nelle mani sue,
lui ci guida e fa lui quello, insomma, che poi è lo scopo per cui appunto dobbiamo fare questa cosa. Ecco, per me è un po' così. Per quanto... Oh, non vi vedo più. Ok, adesso vi vedo. Sì, per quanto mi riguarda, io difficilmente progetto il dipinto. Nel senso, io o è un insegnamento che il Signore magari mi sta dando in quel particolare periodo, per cui si concretizza nel momento dell'atto concreativo con quel particolare dipinto che magari io inizialmente immagino, no? In una certa maniera, ma lasciandomi abbandonata allo Spirito Santo, all'ispirazione dello Spirito Santo, diventa sempre qualcosa di inimmaginabile. E io comprendo, in realtà molto spesso do il titolo solo alla fine del dipinto, no? Quando me lo trovo davanti, perché capisco quello che il Signore mi vuole dire solo quando osservo quello che è realmente venuto fuori. È proprio un percorso, è un processo di presa di consapevolezza del messaggio d'amore che Dio vuole prima di tutto dare a me e poi vuole consigliare agli altri. Quindi mi dà il titolo di questo dipinto. E questo è lasciarsi proprio guidare e istruire. Io quando concreo, la cosa che amo di più è lasciarmi istruire da Dio. Ogni volta che finisco un dipinto o che lo sto realizzando, so che dietro Dio mi vuole dire qualcosa. E quando capisco quello che mi vuole dire, per me magnifica. Io gioisco perché vivo proprio la gioia del prendersi cura di me. Cioè Dio si prende cura di me. Gesù Maestro mi nutre e mi fa crescere. Ed è una cosa che non, cioè, è impagabile, è magnifica, e vivere il paradiso già qua sulla terra. Infatti, sì, io condivido anche. Vai, infatti, una delle parola. Cose che spesso ripeto è proprio che per me dipingere è tornare in paradiso, proprio perché quando appunto si dipinge, o comunque qualsiasi artista compie, diciamo, il talento per cui è chiamato, in un certo senso vive una dimensione atemporale meravigliosa dove si sente la presenza di Dio. Quindi il paradiso è proprio quel luogo meraviglioso dove c'è quella presenza di Dio dimorante e tu ti senti completo, gioioso, perché con Lui. Confermo. Sì, infatti posso confermare anche dal punto di vista della danza, nel senso che comunque quello che dicevate, sia che ovviamente nella danza c'è sempre una preparazione prima di un'evangelizzazione, no? Però magari uno parte da un'idea, però mentre crea ti rendi conto che è il Signore che ti porta dove vuoi arrivare, e lo capisci solo nel momento in cui poi vai a fare quell'evangelizzazione, quella danza in quel determinato luogo, no? E là poi ti rendi conto di questa meraviglia e veramente tocca il cielo con un dito, cioè entri in quel paradiso di cui appunto ci state parlando. E allora, visto che siete, no, due artiste, poi dietro si possono ammirare alcuni vostri alcune vostre opere dietro le vostre spalle bellissime, vi chiedo: ma perché un artista dovrebbe evangelizzare con l'arte? Secondo voi, cioè, se c'è qualche artista che ci sta guardando, che non ci ha mai pensato in vita sua, però magari un pittore, un cantante, qualcos'altro, perché dovrebbe pensare di trasformare, diciamo, un po' la sua arte in quest'altro modo? Allora, posso partire io? Vai. Allora, il concetto di utilizzare l'arte per trasmettere il messaggio del Vangelo è comunque un concetto antico. Se già pensiamo che uno dei quattro evangelisti, che è San Luca, era anche pittore e a lui è attribuita un'icona di Maria antichissima, già possiamo immaginare che comunque la tradizione cristiana fin dalle origini parte con l'arte. Ad esempio, in particolare con i pittori, l'arte, appunto, se noi pensiamo alla nostra arte più grande, che è quella rinascimentale, no? Che è proprio quel momento di splendore massimo, si parla di Biblia Paperum, cioè una Bibbia fatta per immagini, che era in grado di evangelizzare coloro che magari non potevano leggere il latino, comunque non sapevano leggere. Quindi
partendo che comunque abbiamo già una nostra tradizione cristiana in cui l'arte viene da sempre utilizzata per evangelizzare, il messaggio è quello di riconoscere il proprio talento, e certamente, siccome crediamo che è un dono che Dio ci ha dato, la cosa più bella che possiamo fare è rimetterla a disposizione sua, quindi utilizzare quel talento, farlo fruttare, un po' come la parabola di Gesù dei talenti, no? Si parla poi del re che poi viene a riscuotere i talenti. Certamente è bellissimo poterli fare fruttare, e affinché quest'arte che noi facciamo possa dare lode e gloria a Lui. Ecco, io diciamo in questo senso posso... Beh, Dio non fa niente a caso. Se ha dato un talento è perché in qualche modo questo talento deve fare bene. E il bene massimo è parlare della verità. E la verità è la vita, e la vita è anche eterna. Quindi quello che credo che usare l'arte per Dio è restituire la dignità all'arte stessa. Dio ha creato l'arte perché si portasse la bellezza di Dio al mondo, perché si parlasse di questa verità che va oltre la vita terrena, ma è anche spirituale, è anche celeste. Quindi è restituire la dignità all'artista, perché la sua missione è una missione grande, ed è restituire la dignità all'arte. Io, da cristiana ovviamente, parlo, tutto viene da Dio e tutto deve tornare a Dio. L'arte ha un'origine celeste, e noi dobbiamo ridare a Dio quello che è di Dio. Grazie. E trovi la tua felicità, grazie, in questo, e poi, cioè, in realtà, sì, quando vivi questo, tu trovi la tua gioia, la tua missione, tu sai di essere al posto giusto, tu sai e prendi, ti riappropri della tua identità di re, sacerdote e profeta, tu ritorni a essere quello che sei, il figlio di Dio, e in questo diventi testimone. Cioè, se cerchi la tua felicità, devi cercare te stesso, e te stesso è quello che Dio ha creato. E quindi, se ti ha dato dei talenti, vuol dire che tu puoi ritrovare te stesso anche in quei talenti, e ritrovi la tua dignità e identità esercitandolo in questo contesto. Guarda, condivido appieno, perché io prima di incontrare l'Holy Dance già danzavo, no? E quindi amavo la danza, però avevo nel cuore questo desiderio. Cioè, mi sentivo che mi mancava qualcosa, no? E quando ho incontrato Suor Anna e l'Holy Dance, là veramente sono sbocciata, posso usare questo termine, perché ho trovato pienezza in quest'arte che già mi aveva dato tanto, ma non immaginavo quanto altro poteva darmi, ecco. Quindi pienamente d'accordo, ecco. E allora adesso arriviamo, no, al motivo per cui noi collaboriamo, abbiamo iniziato a collaborare, come ci siamo conosciute, e sicuramente continueremo a farlo, perché se non già non lo sapete, Erika e Valentina sono fondatrici di un gruppo che si chiama Artisti per Dio, dove ci sono diversi artisti, appunto, di cui fanno parte. Ci volete raccontare brevemente un po' come è nato, qual è la missione, no? Come si sta sviluppando? Ok, va bene, dai, come è nato? Andiamo all'inizio, vai Valentina. Allora, il Signore è meraviglioso, ha progetti meravigliosi concepiti da lungo tempo, e usando l'impacciatissima me, che muoveva i primi passi spinta dallo Spirito Santo, con tutto il mio rifiuto in realtà all'inizio, perché io odiavo i social, mi correggo, e quindi sono stata spinta ad aprire questo account Instagram per parlare appunto del Concreando. Però dopo qualche mese ho incominciato a sentire il desiderio di contattare una mia ex compagna di classe, che guarda caso si chiama Erika Fossati, ma invece nella mia impacciatissima me con i social, invece di incontrare Erika Fossati, ex compagna di classe dell'Istituto d'Arte, ho incontrato la nostra Erika Fossati, la nostra pittrice della luce, e vedendo i suoi dipinti ho riconosciuto il paradiso. Infatti, ho detto, in qualche modo, secondo me ci sono stata, perché le ho subito riconosciuti. E ho sentito la spinta interiore a scriverglielo. Lei notare che lei non scriveva
le sue caption erano mute, lei scriveva al massimo il passetto biblico, in quel periodo non aveva parlato mai della sua esperienza, quindi è stata proprio un'intuizione dello Spirito Santo. E quando gli ho detto, guarda, i tuoi dipinti parlano di paradiso, lei si è aperta e abbiamo incominciato a dialogare e a riconoscerci, no? Un po' l'incontro di Maria e Santa Elisabetta, quando, immaginate, quando si sono viste e si sono rese conto di far parte di questo progetto comune, no? Che Dio aveva sicuramente in mente da tanto tempo. E, se non che un giorno io, sempre nella mia impacciatissima vita, sento spinta a chiamare gli artisti e comunque chi mi seguiva, i pochissimi che mi seguivano, a concreare per quel Natale un regalo per Gesù. Ho sentito di dover, io non sapevo neanche cos'era l'hashtag, di dover fare questo hashtag con Creando per Gesù, che avevo paura a farlo perché pensavo di violare chissà quale legge, pensate a che livelli ero. E allora ho sentito che dovevo coinvolgere Erika in questa cosa qui, e gli ho detto, Erika, prega per me perché vorrei coinvolgerti in qualche cosa, non so bene come fare, lei mi assicurò la sua preghiera, era già un po' che pregavamo l'una per l'altra, per la nostra missione come artiste per Dio. E alla fine ho coinvolto qualcuno in questo Natale a fare questo regalo con delle storie, e hanno partecipato pochissimi, due persone avevano partecipato. Però Erika ha guardato un po' le storie che avevo fatto, dove avevo proprio parlato del concreando, lei aveva compreso che ero legata in modo particolare allo spirito creatore, no? E lei, che il Signore aveva in mente questa cosa già da lungo tempo, stava già preparando delle riflessioni da fare con appunto l'arte sui passi biblici dell'antica creazione, e mi ha chiesto una collaborazione. Allora ho detto, vedi Signore, tu la stai lunga, e abbiamo incominciato a fare la prima collaborazione con Creando il primo passo della Genesi. E questo ci ha fatto nascere nel cuore di invitare anche altri artisti a partecipare a queste concreazioni, e quindi abbiamo incominciato, essendo il concreando anche aperto a tutti i talenti, no? Abbiamo incominciato a invitare artisti di qualsiasi talento, non soltanto i pittori, e hanno risposto in tanti, tant'è che dalla chat di Instagram, che insomma ha solo un limite limitato di partecipanti, siamo dovuti passare a Telegram, che insomma ha un numero di partecipanti più ampio. Ma adesso, Erika, questi sono i primissimi passi di Artisti per Dio, e da lì appunto è nato il progetto Artisti per Dio, è nato il nostro manifesto, che proprio si proponeva di concreare sui passi biblici della Genesi. È iniziato così, dovevamo concreare, poi abbiamo concreato anche su altri passi, però insomma l'inizio è stato quello. Erika, Infatti noi quando abbiamo fatto l'appello pensavamo non rispondesse nessuno, e abbiamo detto, vabbè Signore, fai tu, se questo è un progetto tu. Invece subito dopo abbiamo cominciato a vedere che il gruppo cresceva sempre di più, e questa cosa ci ha fatto capire che non era solo un sogno mio e di Valentina, ma appunto poteva essere il sogno di Dio. E da lì praticamente siamo cresciuti, e ad oggi siamo 76 artisti, di cui fate anche parte voi come dance. Di tanti tipologie di arte, quindi oltre appunto alla pittura anche la musica, quindi musicisti, cantanti come voi, danzatori, c'è qualche attore, insomma un po' tutte le tipologie di arti. E qual è la nostra missione? Quella di utilizzare i nostri talenti per manifestare la bellezza di Dio, quindi ricordare all'uomo quanto è bello stare con Dio, la sua presenza, quindi, e provare un po' a continuare la missione di Gesù, però con l'arte. Ecco, noi ci sentiamo chiamati a fare questo, utilizzare l'arte per evangelizzare, continuare quel mandato che il Signore ha fatto, no? Appunto di evangelizzare, di trasmettere la buona notizia, e questo affinché il regno di Dio venga nei cuori degli uomini, fino a che poi, ecco, poi ci sarà il ritorno del Signore, e quindi... Ma questo sogno che appunto condividiamo con Valentina è una cosa che in realtà in Paradiso già accade, perché in Paradiso già ci sono tutti gli artisti, insomma,
che lodano Dio con le proprie arti. E quindi questo è un po' il nostro sogno, la nostra missione, usare questi talenti che Dio ci ha donato per lodarlo, per amarlo, per far conoscere quanto è bello seguire il Signore, quanto è bello, vero e buono far parte, diciamo, della famiglia di Dio. E tutti ci teniamo per mano, no? Per giungere poi a quella che è la meta celeste a cui aspiriamo tutti quanti. Ecco, questo è un po' il nostro sogno. E sì, noi diciamo sempre che il nostro cammino non è un cammino uno davanti all'altro, ma uno a fianco all'altro, mano nella mano, insieme verso il paradiso. Ci muoviamo verso questa meta bellissima che è il paradiso celeste, verso la santità, proprio portando la nostra parte l'una all'altra, condividendo la nostra parte uno con l'altro, un po' come la visione del paradiso di quel racconto che ci avevi fatto in una serata di condivisione. La reciprocità, ecco, che poi viviamo davvero il paradiso in terra se noi ci amiamo e ci aiutiamo a vicenda, un po' come diceva anche San Paolo: fate a gara nell'amarvi, nello stimarvi a vicenda, nell'aiutarvi. Infatti il gruppo degli artisti per Dio è anche proprio una comunità dove proviamo ad aiutarci, perché poi la vita dell'artista è anche una vita abbastanza complessa, dove può avere dei blocchi, dei periodi di difficoltà. Invece stare insieme ci aiuta innanzitutto a capire che ci sono altri artisti che vivono anche le stesse nostre problematiche. Però appunto ci possiamo aiutare, possiamo pregare insieme. Questa cosa veramente ci fa sentire come una famiglia, dove sentiamo ovviamente anche la presenza del Signore con noi e di Maria Santissima. Insomma, questa cosa ci aiuta tanto. Non a caso, proprio all'interno del gruppo c'è il gruppo degli intercessori, perché proprio per questa dinamica della carità, della reciprocità, non poteva mancare questa carità, ecco, di preghiera per gli artisti per Dio. Sì, infatti diciamo che un po' il mondo dell'arte spesso è più facile trovare competizione, rivalità, no? Invece la cosa bella di questo gruppo è proprio che c'è una fraternità, direi, cioè proprio fratelli. Tra l'altro, fra di noi non siamo da varie parti d'Italia, quindi non ci conosciamo tutti personalmente, però siamo proprio uniti dal Signore e guidati dallo Spirito Santo, dal Padre, abbiamo creato diverse opere unendo le varie arti. E questa è una cosa meravigliosa proprio, perché uno dice: ma come si può unire la pittura con la danza? Ebbene sì, l'abbiamo fatto. Perché sì, cioè, l'abbiamo fatto, grazie a Dio, perché veramente ti guida e ti ispira in modi inimmaginabili proprio. E siamo certi che il Signore ci aiuterà sempre di più, sì. Perché adesso, ecco, all'inizio abbiamo provato a fare le opere singolarmente, adesso siamo in una fase che riusciamo 2-3 artisti a fare un'opera completa. Il nostro sogno è quello di muoverci tutti quanti insieme. Magari sarebbe bellissimo 76 artisti che fanno delle opere d'arte, cioè un'unica opera d'arte tutti insieme, però lo mettiamo un'unica co-creazione corale. Com'è? In modo che appunto possiamo lodare tutti quanti come un unico corpo, un po' il sogno di Gesù, no? Padre, che siano uno, come io e te siamo uno. Lo stesso è un sogno nostro, è che tutti gli artisti possano essere uno per fare questa con creazione, questa opera d'arte a Dio, e appunto per lodarlo e farlo conoscere. Ma guarda, scusa, la cosa importantissima per poi riuscire a realizzare questo è, come diciamo sempre, non perdere di vista il perché che ci muove, no? Perché se il perché è lo sguardo fisso a Gesù, è la venuta del regno di Dio prima di tutto nel nostro cuore, nel cuore degli altri, ecco che le barriere del prossimo, no? Le barriere della competizione si abbattono proprio per un bene più alto, che è quello della benedizione che va a tutti, no? Infatti, ecco, con il gruppo diciamo sempre che dobbiamo ricordare che non deve esserci né confronto, né competizione, né giudizio, perché queste sono di solito delle situazioni che sorgono, diciamo, nel mondo
contemporaneo. Noi invece come famiglia vogliamo proprio che, totalmente, che queste cose non ci siano, ma che ci sia solo amore tra di noi, e in modo da poter essere uniti, ecco. Sì, poi la cosa bella è che quando il Signore non mette un sogno nel cuore di qualcuno, no? È stato bello come ci avete raccontato all'inizio, come vi siete trovate per caso, se vogliamo, per una Dio incidenza, ecco, sarebbe il termine più corretto, e però il Signore vi ha svelato che in realtà c'era qualcosa di comune. È bello vedere come questa cosa comune, che è nata per una cosa che può sembrare banale, cioè un profilo Instagram al giorno d'oggi, chi è che non se lo fa ormai, no? Quindi può sembrare una cosa semplice, però in realtà è stato un sogno che è partito da voi, ma che è condiviso appunto con questi 76 artisti, perché è appunto anche un sogno nostro che abbiamo da tempo, il fatto proprio di fare quest'opera uniti con diversi artisti e vedere come il Signore ci guida insieme con tutti i tipi di arte, perché proprio l'arte con la sua bellezza ci svela alcune cose che solo con la nostra testa non riusciamo a comprendere, ecco. Quindi cioè, è proprio bella questa cosa del sogno, che può essere, uno pensa che è un sogno mio piccolo e basta, e poi a un certo punto ti ritrovi circondato da tanti artisti che sognano la stessa cosa, ed è meraviglioso proprio. Il magnificat. Bene, grazie. E vediamo, abbiamo ancora una manciata di secondi, non so se volete lasciare un messaggio a chi ci sta guardando, che so, una frase che vorreste dirgli adesso, prima di salutarsi, ecco. Ok. Valentina, vai tu o vado io? Dimmi tu. Cioè, Maria ti dispari, non so, vabbè. Allora, dai, vado io. Vai. Ama sfrontatamente Gesù, come ha fatto la Maddalena. Ha donato ciò di cui aveva, la cosa più preziosa che aveva, il suo nardo, le sue lacrime, i suoi capelli, e l'ha amato in maniera sfrontata, non interessandosi del giudizio di nessuno. E Gesù l'ha ricambiata amandola sfrontatamente, difendendo la spada tratta davanti a tutti. Ad amare Dio c'è solo da guadagnarci. Io ho due cose. Il primo da parte mia, la seconda da parte del gruppo Gli Artisti per Dio. Allora, la prima... la cosa che voglio dire è di ricordarvi di fissare sempre gli occhi su Gesù. Questa è la cosa più importante. Questa è la prima. La seconda è questa. Se sei un artista e hai dei talenti e ti senti chiamato ad utilizzare questi talenti per servire Dio, vieni insieme al gruppo degli Artisti per Dio, per vivere insieme questa fraternità e poter utilizzare questi talenti che Dio ci ha donato per servirlo. Se invece siete appassionati d'arte, seguite anche i canali social degli Artisti per Dio, in modo da poter vedere, insomma, le opere che proviamo a realizzare insieme, e potete stare, insomma, con noi e seguire il nostro viaggio. Grazie. Vediamo se qualcuno che è in diretta vi vuole fare qualche altra domanda in diretta. C'è Adriana che dice: concreate sempre. Continueremo a farlo. Brava Erika. Viva gli Artisti per Dio. Bravi. Continuiamo. C'era prima, avevano scritto... un attimo, grazie per la vostra testimonianza, Anna, grazie a voi veramente, io vi ringrazio veramente, Erika e Valentina, per la vostra, prendo proprio al balzo questo commento, per la vostra testimonianza, per la vostra arte, che bellezza, grazie per il sì che avete detto prima di tutto a Dio, che poi ha permesso tutto questo che sta nascendo e che chissà dove, quando si porterà. C'è qualcuno che dice: quando è il primo incontro dal vivo, ci stiamo organizzando. Vero? Conti, quest'anno, se Dio vuole, sempre, perché il Signore c'ha sempre, se Dio vuole ci vedremo, dai.
Questa è una cosa che abbiamo messo nel... Voi seguite la pagina Artisti per Dio, così saprete gli appuntamenti anche per venirci a trovare dal vivo, se riusciamo, no? Sì, sì, certo, certo. Certo, certo. Poi c'è anche in previsione un evento, però ecco, non vi svegliamo nulla. Quando avremo tutto più chiaro, cominceremo a dirvelo, e quindi sicuramente ci sarà anche lì occasione di vederci proprio dal vivo e di, insomma, di salutarci, non solo, ma di sperimentare proprio l'arte al servizio di Dio. Grazie veramente, grazie di cuore. Grazie a te. C'è anche Sara che ci dice che la nostra diretta dà un senso a quanto ci sta capitando, grazie. Questo è il Signore che veramente arriva, Sara, lì che guida e magari ti vuole lasciare qualche parola particolare questa sera. Io vi ringrazio veramente di cuore, non so se volete restare ancora qualche minuto con noi, devo dare solo qualche annuncio dei prossimi appuntamenti. Volete restare così poi ci salutiamo tutti insieme dopo? Sì, va bene. Sì, e ascoltiamo anche noi i vostri avvenimenti, che certamente diciamo siamo in prima fila. Sì, sì, vai. Come sempre. Allora, prima di tutto, vabbè, una novità che, come vedete, appunto, sono queste dirette, come questa qui che abbiamo fatto questa sera. Ci saranno, questa era la prima, come abbiamo detto, ci saranno delle altre più in là, in cui parleremo e conosceremo anche altri artisti e non solo con cui collaboriamo. E poi, come avete un po' visto, abbiamo un po' cambiato la nostra veste grafica della pagina Instagram, quindi fateci sapere anche un po' che cosa ne pensate, se avete dei suggerimenti, qualcosa in particolare che vorreste trovare o che vi piacerebbe sapere di più dell'Holy Dance, scriveteci, così proviamo a soddisfare, insomma, le vostre richieste. Ora prendete l'agenda, che vi devo dare due appuntamenti importantissimi da non perdere. Allora, uno è questo sabato, che quindi è proprio alle porte, che è il 15 aprile, in cui la sede di Roma farà il suo spettacolo biblico di evangelizzazione intitolato "È mutato il mio lamento in danza". Trovate sui nostri social tutte le informazioni. Poi voglio dire, siamo in un bel periodo dell'anno, quindi magari se volete fare una gita turistica a Roma potete unire entrambe le cose. Mentre l'altra data importantissima è il 4 giugno, questa volta a Colleferro, in cui ci sarà la sede madre di Palestrina, che farà sempre il suo spettacolo biblico intitolato "La danza del cosmo, divina armonia". Quindi il 4 giugno alle 17:30 a Colleferro, anche questa è un'occasione assolutamente da non perdere. A breve troverete anche sui nostri social tutte le informazioni, insomma, però comunque, se volete sapere, potete sempre scriverci, se avete dei dubbi ci scrivete in diretta e noi vi diamo le informazioni, insomma, che volete. Noi vi aspettiamo numerosi perché, appunto, vogliamo portarvi attraverso l'arte la bellezza che Dio ci ha donato. E poi, più in là, ci sarà una sorpresa proprio con Erika e Valentina, però non vi svegliamo niente. Voi continuate a seguirci e scoprirete di che cosa si tratta. E mi raccomando, se già non lo fate, iniziate a seguire la pagina di Erika Fosfati, di Valentina, con Creando, e la pagina Artisti per Dio. Così andate a vedere, a sbirciare le loro opere, soprattutto stasera, appunto, ci hanno detto a parole quello che fanno, ma se lo andate a contemplare con i vostri occhi capite da dove arriva quella luce che hanno e come la portano. Quindi andate subito, se non l'avete fatto, appena chiudiamo, andate, cercatele e seguitele. E anche la pagina Artisti per Dio, così lì troverete anche gli altri artisti con cui collaboriamo, potrete contemplare le opere che già abbiamo fatto, abbiamo concreato, e vi aspettiamo tutti gli artisti, insomma, che si vorranno unire in quest'opera che Dio ci ha donato. Io
Bene. Dico solo una cosa. Vai, Erika. A coloro che seguono me e Valentina, invitiamo a seguire la Holy Dance. Sì, certo. E appunto vi rinnovo l'invito che ho fatto all'inizio, magari per quelli che si sono collegati solo adesso. Andate a vedere le cose meravigliose che fanno e certamente non mancate alle loro danze bibliche, perché sono meravigliose, mi raccomando. Grazie ancora, Marigia, per il vostro invito. Grazie a voi. Grazie veramente tanto, di cuore. È stato grazie bellissimo. Di cuore. Anche per me è stato proprio una bellissima serata, una bellissima chiacchierata. Grazie, grazie. Grazie di cuore, grazie a voi che ci avete seguito, continuate a seguirci e troverete tutte le informazioni sia per il gruppo Artisti per Dio, sia per noi dell'Holy Dance, sia per Erika, sia per Valentina, vi aspettiamo. E buona serata a tutti. Ciao, buona grazie serata. Valentina, ciao Erika. Ciao, ciao Valentina. Ciao Erika. Ciao.